Ciao, mi chiamo Nicolò. Sono qui per presentare un'applicazione che ho sviluppato. Questo non è il cesso di casa mia, ma ci sto defecando allegramente. Non mi trovo in un albergo e non conoscevo il proprietario prima di 10 minuti fa. Com'è possibile? Ho prenotato questo cesso su Airbnb. Quando sei in giro per la città e improvvisamente ti scappa da cacare, cosa fai? Ti butti in un bar e ti ritrovi in un bagno sudicio, senza carta igienica, con la gente che ti mette fretta. Con Airbnb puoi trovare una tazza comoda e pulita, come fosse a casa tua. Ecco come funziona. Quando hai un'urgenza, prendi il telefono e apri Airbnb. Ti iscrivi con il tuo account di Facebook e sei dentro. Immediatamente l'app localizzerà tutti i water domestici intorno a te. Di chi sono? Di chiunque abbia un cesso a casa e abbia voglia di condividerlo in cambio di due spicci. Ti ispira uno? Puoi analizzare a fondo la scheda tecnica, valutando i comfort e la presenza di incentivi al soggiorno. Ancora qualche dubbio? Hai le recensioni di chi è passato prima di te. Poi, se ti sei convinto, prenotare la tazza è facile. Con un click contatti il proprietario, vai a casa sua, scarichi e lo paghi comodamente sul posto. L'affitto del bagno per 15 minuti ha un costo fisso per tutte le tasche. E se poi diventa qualcosa di più impegnativo, si può pagare la differenza sul posto. Per gli utenti più esigenti, che non badano a spese, c'è Airbnb Premium. Il padrone di casa non solo affitta il bagno, ma garantisce un'assistenza tecnica durante tutta la procedura. Respira. Spinge, respira, spingi. Spinge, respira, dai, spingi! Spinge, respira! È bellissimo, bravo. Airbnb. L'unica cosa di cui dovrai preoccuparti è: quale sarà il prossimo cesso da battezzare?